Milano, non lo ricordo, è stato ribattuto. Ora attenzione però a Baraje in posizione regolare, Baraje potrebbe provare il destro, ottimo il dribbling di Baraje, si riporta ancora sul destro, spazio, no. Mette a sedere praticamente tutti. E io credo che qui, attenzione perché qua c'è un fallo calcio di rigore. Calcio di rigore e fallo di mano. Però qui, Alberto, se me lo concedi, ci sono anche tutti i limiti di questo giocatore che ha una tecnica sopraffina per la categoria. Poi però quando bisogna fare la cosa semplice, finalizzare, ha potuto tirare due volte, non l'ha fatto, ha voluto ha messo tutta la difesa, ha messo a sedere tutti. Poi questo rigore che onestamente non saprei, mi sembrava molto vicinissimo il tiro, quindi Serena ci dice che se lo batte Sereni diventa guazza, purtroppo non potrà diventare guazza perché lo batterà chi se l'è conquistato per, credo, fallo di mano, è l'unica spiegazione che mi viene in mente. Io dico che lo piazza comunque. Baraje, secondo me tirerà forte, adesso vedremo. L'importante è che segni. Parte la rincorsa di Baraje, Ives Baraje la piazza, aveva ragione Alberto Dalatana, raddoppio del Parma, 2-0, un Parma che in questo primo tempo sta chiudendo in bellezza. Parma tutto cuoio 2-0 grazie alle reti di Lauria al 39esimo minuto e ora al 43esimo, Ives Baraje su rigore,